Ciao, sono Macio, quello che andremo a vedere oggi insieme è Bound by Blades. In questo avremo a che fare con un action RPG molto particolare, perché la sua concentrazione massima è sulle boss fight, ovvero avremo combattimenti contro boss che hanno delle fasi scriptate all'interno di recinti particolari. Parlo di recinti perché sembrano proprio recinti. Verrà sfruttata la perimetralità del nostro schermo per muoverci all'interno di queste arene rettangolari, appunto. Ma basta chiacchiere, andiamoci a vedere i primi minuti di questo gameplay per capire se vale o meno i vostri soldi. Allora, possiamo scegliere fra tre personaggi, che sono Kota, Teo e Guren, direi un tank, un guerriero e un arciere, andrei di arciere. Possiamo scegliere le fattezze, meglio la razza, c'è uno scuro così si vede meno, si mimetizza meglio. Allora, vi salto tutta la parte della storia perché volevo farvi vedere appunto i primi minuti di gameplay e basta. Fondamentalmente c'è stata una guerra per la supremazia fra le varie razze animali, bla bla bla, c'è una guerra insomma. Il gameplay ci dice in questo tutorial come fare per attaccare i nostri nemici. Possiamo spostarci fra queste caselle e sparare nel momento in cui ci troviamo in esse, anche mentre camminiamo in realtà, però principalmente. E questo mostro tutorial muore subito droppandoci alcuni articoli. Ehi! E partono dialoghi che vi schippo. In città abbiamo alcune chiaramente attività da fare, come andare dal fabbro per farci craftare o migliorare la nostra armatura e arma. Poter parlare con dei pesci. In fin dei conti se lo possono fare i gatti, lo possono fare tutti. Grazie a quello che ha droppato il mostro del tutorial possiamo migliorare la nostra attrezzatura dal fabbro. E se abbiamo 300 gemme, ne bastavano 100 per andare a costruire questo nuovo arco. Abbiamo un arco nell'oscurità che fa 5 danni in più rispetto all'altro. E adesso, dopo che abbiamo equipato il nostro nuovo arco, ci compare la possibilità di andare a combattere. E noi andiamo a combattere ovviamente. Get ready. Adesso non è più tutorial. O meglio, sì, hanno aumentato le caratteristiche del target dummy, spero. Vedete? Guardate, ci fanno vedere le combo. Continuiamo a premere. Fanno vedere l'attacco mirato globale, mondiale, totale. Come ci si cura? Ok, attacca, attacca, attacca. Vedete? Dobbiamo cercare di non morire all'interno di questo stage. I boss sono scriptati in modo tale che abbiate aia. Curiamoci. Da poter rimanere in vita il più possibile. Ai ai ai. Parte la fase di nuovo dove si... Non è il tempo di bere. Lo dovrò fare dopo. Ok, bevi. Si muore. Carica. Ehi. Non è il tempo di caricare la superbola. Come cazzo la schivo quella? E non mi ha fatto presente come schivare la superbola mondiale globale. Cioè, morire nel tutorial è triste. Cioè, il tipo di... di gioco è un gameplay particolare, carino sicuramente. Non l'avevo mai visto prima così. Cioè, dove ci si muovesse all'interno di tile nel perimetro dello schermo. Però morire in un tutorial è sempre brutto, insomma. Allora, qui ci dice di usare la pozione per curarci. Va bene, l'abbiamo usata. E ne abbiamo una in meno che ci poteva essere comoda dopo, indubbiamente. Ok. Siamo fermi, lo prendiamo nei denti. Non so come fare per... No, non ho pari idea di come si possa fare a non morire per colpa di quel danno enorme. Non ne ho proprio la più pallida. Ahia, avevo già dato il comando ad andare. E allora? Sto morendo. Nell'allegria più totale. Bevitene due di pozze. O no? O no? Quando è che smetti di fidarmi? Vai, vai, di combo. So come evitare quella.
Però devi morire. Mi hanno detto tu devi morire, mi hanno detto tu devi morire. E a sto giro tu muori perché mi hai rotto veramente le scatole. Ah, finalmente. Cosa mi droppi? Il bazooka mondiale globale mannaro dell'Eterna Alleanza? Ti do a sparare? Sì? Ma che, davvero? Andiamo di potenziarci, va, che siamo delle pippe al sugo. Vai, vai, tutto in vitalità che morivo a vedermi. E anche perché ho sbagliato a pigiare, quindi ormai me li tengo. Crafta, crafta! Vuoi craftarmi nulla? Come no? Dobbiamo migliorare alcune cose. 500, 1000... Ok, questa costa 500, abbiamo tutto, facciamolo. Ah, bei pantaloni, guarda che bei pantaloni. Uguale a quegli altri, però c'hanno un più 5. Che fai? Non è buono più 5? E nulla posso fare? Niente, via, non si può fare più nulla. Craft? Upgrade di qualcosa? Adesso siamo più forti, andiamo a combattere! E io sono nella stories, ma siamo sicuri che debba combattere sempre contro gli spaventapasseri? Cioè, il nemico giurato del gioco, proprio? Ah, c'è anche... vabbè, il roll proprio non l'ho cagato, ecco come si faceva a non prendere danni in quella fase. Eccolo. C'era un modo molto semplice per farlo. Quindi possiamo anche rollare controtempo. Così. Ma guarda te. Era molto più semplice di quello che credevo. E bisogna crederci. Bam! Però non si prende più danni neanche per sbaglio. Tanto fa danno solo dove c'è il pallino, se no non avrebbe senso. Dai, muori, su. Abbi la mortitudine. Chiaramente ci saranno upgrade durante il gioco e combattimenti non contro spaventapasseri e basta, ma anche contro altre creature che ci consentiranno di vedere Alcyon Eliminated, quindi era un boss questo, non era più un target dummies, anche se assomigliava ai precedenti. Ma adesso cambieranno e diventeranno più complessi di sicuro. Rank S a sto giro, infatti non abbiamo preso danni di nessun genere. Si sblocca intanto un'altra sezione di qua, che credo sia di Gathering. C'è Harvest. Ok, per prendere materiali. Perfetto, dovete andare a tempo per prenderli. E si spaccano? Non si spaccano, però gli alberi sicuramente sì. Il simbolo di una spada, noi abbiamo un arco, li spacchiamo con l'arco, sia le rocce che gli alberi, perché? Perché sì, perché noi possiamo. Però è un video introduttivo e quindi si interrompe qua. Se volete andare avanti dovrete comprarlo. Spero che il video vi sia servito per capire se vale o meno i vostri soldi. E ci vediamo al prossimo video, ciao!